come si abbina invece il vino alla musica? Al di là del suo progetto che conosciamo, ne abbiamo scritto, come si abbina il vino alla musica? Esiste un vino giusto per la canzone giusta? Ma esistono sicuramente delle sinestesie tra i linguaggi, no? Quindi è chiaro che un vino che ha delle asperità, quindi ha dei picchi pronunciati che possono essere nell'acidità, anche negli aromi, in qualche modo può trovare una musica che ha dei punti estremamente spiccati nel suo svolgimento, nella sua composizione. Il rock vuole essere pungente, per definizione, insomma, non può essere morbido, no? Quindi è chiaro che se uno immagina la morbidezza di un prodotto, di un vino, sicuramente il rock non è l'elemento, no, sinestesico con il quale approcciare. Però ci sono vino, per esempio, io sono un amante di un vino che si chiama Asprinio, che si produce ad Aversa con le alberate, e la caratteristica di questo vino è proprio l'aspro, e quindi è chiaro che per quel vino una musica con elementi di asprezza nel suono, quindi un suono non morbido ma è appuntito, sarebbe la cosa giusta. Poi dire la canzone è fatta di testo, è fatta di interprete, fatta di genere, è più complicato definire la canzone, ma che ci possa essere una relazione tra la musica in generale e gli altri elementi con i quali colloquiamo, come il cibo, ma anche come le persone, voglio dire, secondo me hanno sicuramente, ci stanno tante possibilità per poterlo fare. Codici linguistici diversi, alcuni dei quali nuovissimi, pensiamo, banalizzando di nuovo, alla canzone vincitrice dell'ultimo Sanremo, Mahmoud e Blanco, Ragazzi Giovani, un genere difficile da incasellare, che vino sarebbe? Ma sicuramente un vino nuovo, cominciamo a dire questo, perché loro si pongono proprio con l'obiettivo di una novità, quindi direi un vino giovane, perché loro sono giovani. Direi un vino bianco perché la facilità di bevuta è anche uno degli elementi che loro ricercano. Loro ricercano una facilità di comprensione del loro messaggio attraverso meccanismi di ripetizione, cioè mi permetto di dire anche attraverso meccanismi tribali, no? di comunicazione. Nella musica ultimamente trap e rap usano questi meccanismi di grande ripetizione proprio per essere immediatamente più vicini, quindi già direi un bianco, devo dire un bianco internazionale considerando la provenienza di Mahmoud, quindi ci potrebbe anche stare un blend, diciamo, tra un vitigno autoctono nostro e qualcuno importato, quindi insomma, ecco, arrivano gli elementi. Adesso andarla a definire perfettamente lasciamo agli altri la possibilità di immaginare, di giocarci.